In evidenza questa settimana, sindacato per una migliore risposta alla crisi, la CISL chiede alla Regione un tavolo di confronto sul lavoro, welfare e fisco. Sicurezza, la sicurezza sul lavoro protegge il tuo mondo, al via una campagna di sensibilizzazione per tutelare la salute dei lavoratori. Università, successo in tutti gli Atenei della Regione della protesta contro il decreto Gelmini in discussione in Parlamento e che rischia di penalizzare in particolare il personale ricercatore. Salve e ben ritrovati a tutti per questa nuova puntata di informazioni sindacali, rotocalco settimanale a cura della CISL Emilia Romagna con notizie utili ai lavoratori, pensionati, studenti e cittadini. In apertura di trasmissione ci occuperemo della nostra regione con l'invito rivolto dal segretario regionale CISL Giorgio Graziani al neo governatore regionale Vasco Errani ad aprire un tavolo di confronto sul lavoro, welfare e fisco in modo tale da affrontare in maniera nuova e maggiormente adeguata la situazione di crisi alla luce dei timidi segnali di ripresa. Ma vediamo il servizio che abbiamo preparato in merito e che prego la regia di mettere in onda. Insediato il governo regionale, vanno velocizzati i tempi della sua piena operatività perché la crisi non si è fermata, imponendo attenzione e nuovi strumenti di contrasto. La CISL dell'Emilia Romagna ripropone con forza all'attenzione delle istituzioni temi trascurati in campagna elettorale: lavoro, sviluppo, politiche sociali e fiscali. Sono i settori più aggrediti dalla crisi, osserva la CISL, su cui bisogna far convergere l'impegno immediato e concentrato di tutti gli attori regionali a tutela dei lavoratori occupati e non e dei pensionati emiliano-romagnoli. Noi come CISL stiamo richiedendo questo confronto per riuscire a rimettere in piedi un percorso che aggiorni da una parte l'ottimo accordo fatto con la giunta precedente, quello che ci ha aiutato e ci sta aiutando ad attraversare la crisi, su cui però bisogna fare verifica e capire quali sono le risorse da mettere in piedi in uno scenario che è completamente modificato. Abbiamo necessità di mettere in piedi un nuovo patto per lo sviluppo, partendo dai tecnopoli va bene, ma nello stesso tempo comprendendo che quello stesso scenario modificato sui segnali di ripresa necessita di comprendere quali sono le nostre nuove vocazioni in questa regione in termini di impianto industriale, di impianti energetici e quindi di strategia di rilancio dell'economia reale di questa regione. In questo senso è chiaro che vanno anche comprese quali sono le risorse da mettere in campo rispetto ai servizi sociali, quindi il welfare locale, e anche quali sono le disponibilità di discussione su una reale riforma del fisco che non può essere rilanciata soltanto a livello nazionale, ma deve essere assolutamente ragionata, elaborata anche con la regione e con i vari comuni negli enti locali di questa stessa regione. Il centro di assistenza fiscale della CISL opera per tutti i lavoratori pensionati per offrire consulenza qualificata in materia fiscale e di assistenza sociale. Attraverso una presenza capillare su tutto il territorio e attraverso un sistema informatico di avanguardia riesce ad offrire la propria professionalità sulla compilazione del modello 730, modello unico, dichiarazioni e bollettini ICI, contenzioso fiscale, pratiche di successione, in particolare in questo periodo i modelli ISE, che permettono alle persone di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità. Per i lavoratori dipendenti, pensionati, soggetti con un reddito da collaborazione coordinata e continuativa, il modello 730 rappresenta un modo semplice e vantaggioso di presentare la dichiarazione dei redditi. Eventuali rimborsi sono restituiti direttamente dal sostituto d'imposta con la retribuzione di luglio in caso di pensione a partire dal mese di agosto. In caso di pagamento di imposte a saldo in acconto non c'è alcuna necessità di recarsi in banca o imposta perché le somme dovute sono trattenute direttamente dal sostituto d'imposta in busta paga sulla pensione. Presso tutte le sedi CAF CISL sono iniziate le prenotazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2010 relativa ai redditi 2009. Per tutti coloro che sono interessati possono contattare la sede CISL più vicina e più comoda a loro. Cambiamo argomento e parliamo ora della sicurezza sul lavoro protegge il tuo mondo, al via una campagna di sensibilizzazione per tutelare la salute dei lavoratori promossa anche dalla CISL Emilia Romagna.
La sicurezza sul lavoro protegge il tuo mondo. 2000 lavoratori coinvolti in un progetto sulla cultura della sicurezza sul lavoro promosso da Confindustria Emilia Romagna e CGIL CISL UIL dell'Emilia Romagna. L'obiettivo dell'iniziativa è diffondere la cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro e promuovere un cambiamento di atteggiamenti e comportamenti dei lavoratori e delle imprese. Vi è la necessità di un intervento molto forte e condiviso dalle parti sociali su un tema che è centrale nel nostro interesse, nella nostra azione, che è il tema della promozione della salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Lo abbiamo fatto con questo progetto finanziato da Fondi Impresa sulla base di un accordo tra CISL, CGIL, UIL e Confindustria. È un progetto articolato che prevede, oltre ai tre spot che verranno messi in onda anche da questa trasmissione, un'iniziativa di formazione capillare in molte fabbriche dell'Emilia-Romagna che coinvolgerà 2000 lavoratori. Giulia ha 6 anni. È una bambina felice perché la mamma Laura e il papà Gianluca le vogliono un sacco di bene. Quanto cambierebbe la sua vita se papà e mamma non dessero valore alla sicurezza sul lavoro? Cambierebbe, e molto. Gianluca e Laura, però, sanno che la sicurezza sul lavoro è importante per la loro vita e anche per quella di Giulia. Voltiamo pagina e parliamo ora di università, con il successo in tutti gli atenei della regione della protesta contro il decreto Gelmini in discussione in Parlamento e che rischia di penalizzare in particolare il personale ricercatore. Una settimana di mobilitazione in tutti gli atenei per cambiare il disegno di legge Gelmini, che svuota in modo grave, sotto forma di interpretazione della legge ordinaria, i tre dettati costituzionali dell'autonomia universitaria, del diritto allo studio e del concorso per le assunzioni della pubblica amministrazione. Una protesta che a Bologna è iniziata con l'occupazione simbolica del rettorato da parte del personale che chiedeva a Ivano Dionigi una presa di posizione forte contro la riforma, che non è arrivata, provocando forte delusione nell'uditorio. Oltre 200 i presenti all'assemblea del personale indetta da tutti i sindacati, docenti, ricercatori, precari, tecnici amministrativi, dottorandi, qualche studente. I sindacati sono sul piede di guerra perché occorre invece investire in formazione, ricerca, diritto allo studio, tanto più in questa situazione di grave crisi del paese, perché i tagli dei finanziamenti alle università introdotti dalla legge 133 del 2008, 40 milioni in meno nel 2010 per l'Ateneo bolognese, sono insostenibili, perché il decreto 150 del 2009, la cosiddetta legge Brunetta, non può solo penalizzare il personale tecnico e amministrativo, perché occorre un piano straordinario di reclutamento nella ricerca e lo sblocco del turnover dei docenti e del personale tecnico e amministrativo. Purtroppo tocca dire che il rettore non ha mostrato un grande interesse per questo documento presentato e anzi ha dato un atteggiamento molto tiepido. Resta il fatto che se non c'è un appoggio diretto anche da parte di tutti i rettori delle università italiane sarà molto difficile andare avanti nella lotta contro questo disegno di legge che stanno discutendo al Senato italiano. Cambiamo ancora argomento e parliamo ora del problema casa. Infatti nei giorni scorsi a Bologna è stato sottoscritto un importante accordo per il blocco degli sfratti. È stato firmato martedì 18 aprile un patto tra proprietari e inquilini morosi per sospendere per un anno i procedimenti di sfratto. Per maggiori informazioni e assistenza nella gestione della pratica potete rivolgervi con fiducia presso tutti gli sportelli del SICET, il sindacato inquilini promosso dalla CISL, presente presso tutte le sedi territoriali CISL. In un momento di crisi il tema della casa è uno dei temi più sentiti da parte dei lavoratori, soprattutto quelli colpiti da ammortizzatori sociali. È per questo che abbiamo lanciato l'allarme sfratti, abbiamo chiesto immediatamente alla prefettura di intervenire bloccando gli sfratti almeno per 12 mesi. Bene, con questa notizia termina l'odierno appuntamento di informazioni sindacali e nel salutarvi colgo l'occasione per ricordarvi che è possibile vedere questa trasmissione anche sul canale 891 della piattaforma Sky e che è possibile scaricarla in streaming dal sito della CISL Emilia Romagna che vedete in sovrimpressione. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima settimana, naturalmente stesso giorno e stessa ora sulle frequenze di ETV. Arrivederci!